Siamo qua nel santuario della Madonna della Costa a Sanremo insieme a Leone Pippione della famiglia Saremasca. Ecco, oggi verrà consegnato questo quadro della Maria Vergine col bambino, la Madonna della Costa, alla confraternita della Madonna della Costa. Ecco, ci spieghi un po' questa storia. È una storia che, diciamo, piuttosto complessa, ma comunque cerco di riassumere. Durante la guerra, l'immagine che noi adesso vediamo, cioè il quadro antico che risale al 1300 circa, è stato portato via dalla chiesa e portato a Arezzo, perché si temevano i bombardamenti o si temevano anche le acquisizioni. I tedeschi cercavano opere d'arte importanti da portare in Germania. E quindi venne nascosto il quadro. E in sostituzione del quadro, Carlo Alberto fece una copia, che è quella che trovi, che è alle mie spalle. Questa copia è rimasta fino al 45-46. Nello spostare questo quadro, Carlo Alberto vide che un primo strato di dipinto, di colore, si è staccato e si è accorto che sotto c'era un'altra immagine. Nel 52 venne restaurato il vecchio, l'antico quadro, e è emerso un'altra immagine, quella che è attuale, che noi abbiamo con la Madonna e il bambino. La caratteristica qual è? Che per anni, perché abbiamo delle stampe del 1700, l'immagine era di una Madonna con un manto celeste, e attaccato al manto celeste c'erano degli ex voto, c'erano degli orecchini dei marinai, c'erano delle fedi delle spose, e quindi è stato riportato a nuovo. La cosa, diciamo, emozionante qual è? Che questo quadro, la coppia, è finita in mano a una famiglia privata, la quale oggi la regala, la famiglia Andreini, che ringraziamo. E la cosa importante da sottolineare è che davanti a questo quadro mie spose, mamme sono venute a pregare durante la guerra per il figlio che magari era in Russia, che era in Africa, che era magari imbarcato su una nave. Quindi questo quadro, pur essendo una coppia, ha un valore morale e un valore storico molto importante, per quello che la famiglia Saremasca, attraverso il dottor Giancarlo Rilla, che ha animato e ha inventato tutta l'iniziativa, e vogliamo che questa cosa venga alla luce, che venga conosciuta, perché è veramente una pagina di storia molto importante.